This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the al settore tecnico di Coverciano. È colui che forma gli allenatori dal punto di vista della comunicazione. Vi ringrazio di aver accolto con entusiasmo, devo dire, si sentiva, adesso sono tutti calmi e tranquilli perché parlo alla preside. Ma quali sono i messaggi che passano attraverso il nostro vedere il gioco del calcio, i personaggi che ruotano intorno al calcio? Ed è quello del tifoso del calcio. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. La cosa più difficile per chi lavora con le parole che scrive è mettersi in ascolto. Overtime vuole proprio questo, e cioè vuole sapere cosa pensate voi. Io vorrei farvi una domanda prima di tutto: quanti di voi giocano a pallone? Quanti bambini e ragazzi di voi per alzata di mano? Mi fate vedere quanti? Uno, due, tre, quattro, tanti? Siete in tanti? Allora, Overtime vi chiede di fare un piccolo sforzo e di scrivere una paginetta, massimo due, in cui poter dire veramente per la prima volta cosa pensate, come vedete il mondo del calcio, cosa vi piace e cosa non vi piace. Stavo assolutamente a sentire nessuno, o più o meno pensavo ai fatti miei, non vedevo l'ora di tornarmene a casa o di andare per l'appunto a giocare al pomeriggio a pallone. Perché per l'appunto, in definitiva, a calcio giocano milioni di persone e soltanto uno, due, tre di quei milioni di persone otterranno il successo, ma non è detto che tutti gli altri fossero meno più da disprezzare rispetto a coloro che il successo lo hanno ottenuto. Cosa bisogna sapere prima di scrivere qualcosa?